Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un lunedì di sole di inizio ottobre e ho deciso di provare a raggiungere la vetta del Monte Combolo o Piz Combul in dialetto. E quindi sono salito in macchina fino a Prato Valentino, l'ho lasciata lì proprio dove c'è la baita del sole e ho iniziato a incamminarmi da pochissimo lungo questa stradina che risale più o meno gli impianti sciistici. Credo che oggi mi aspetterà un'altra bella camminata perché i cartelli dicono 4 ore 40, non c'è un numero sentiero, comunque se vi interessa questo giro vi basta guardare il video così poi scoprite anche voi qual è la strada da fare. Sto optando per non salire proprio su dagli impianti in modo da iniziare a riscaldarmi un po' e fare la strada un pochettino più pianeggiante. Essere qui in questo periodo dell'anno significa, beh, innanzitutto iniziare a vedere il bosco che cambia colore, si ingiallisce, anche se comunque è appena iniziato, cioè ancora tanto verde. Ma poi soprattutto essere qui in settimana e non durante il weekend significa potermi godere della natura quasi in totale solitudine e soprattutto, siccome è inizio ottobre, inizio autunno, questo è il periodo degli amori dei cervi, ad esempio. E quindi secondo me, se non faccio troppo rumore, cerco di parlare a bassa voce, c'è una buona probabilità che magari sbucando fuori in qualche pratone io possa vederne qualcuno e fotografarne qualcuno. Già vi dico che sceso dalla macchina ho iniziato a sentire il loro verso, il bramito, quindi esserci ci sono, vediamo se sarò fortunato. Là dentro, in quel bosco, sicuramente ci sono, perché io da qui li sento. Poi purtroppo probabilmente non usciranno in questa prateria, però è molto suggestivo sentirli. Sono già stato in queste zone e ho fatto anche un paio di video che ho pubblicato sul canale, non so se qualcuno se li ricorda. Una volta ero con Benny a fare una passeggiata tranquilla, eravamo arrivati a questo invaso, mentre il video più vecchio risale ormai a qualche anno fa, se vi ricordate ero salito sul Monte Brione con gli sci d'alpinismo. Monte Brione che rimane sulla destra, sulla sinistra vedete la casetta dove arriva lo ski lift e se ci fate caso c'è forse qualcosa che luccica sulla cima, dovrebbe essere la cima del Monte Brione. Dopo essermi fatto circa un'ora e un quarto di risalita degli impianti, finalmente sono arrivato a questo bivio dove me li lascio, diciamo, sulla sinistra e proseguo adesso un pezzettino in piano lungo questa stradina. La vedete? È questa che taglia questo versante. Credo che mi farà poi girare là dietro. Non so se in controluce si capisce, però è davvero un bel colore rosso acceso. Ho sentito dei rumori sulle rocce, allora ho preso subito in mano la telecamera e sono riuscito a beccarli. Dai, speriamo che magari andando avanti di qui, che comunque la zona diventa sempre più remota, magari becco ancora qualcosa. Comunque vi assicuro che io sto camminando e in lontananza c'è un quasi costante rumore dei bramiti dei cervi. Laggiù sicuramente ce ne sono diversi. Si sente proprio che arriva da lì. Comunque fin qui fatti circa 600 metri di dislivello su un totale di 1200 che dovrei farne oggi. Per farvi capire, fin qui io sono partito, diciamo, da là sotto, lì c'è l'invaso, sono salito fino al bivio di cui vi ho parlato poco fa e ho proseguito di qui attraverso queste pietraie e ora continuo di qua.
Comunque, ora che ho aggirato un po' il versante, vedo la mia prossima meta, ovvero il monumento degli Alpini, ci passerò, e poi da lì salgo in direzione della bocchetta della Combolina. Quello lì è il monumento ai caduti e questi cartelli mi chiariscono un po' le idee, perché io alla partenza leggevo Monte Combolo, escursionisti esperti con attrezzatura, però adesso l'indicazione per la cima la mettono di qua. Appena sopra invece c'è quest'altro cartello che dice Monte Combolo, Combolina, che è la bocchetta dove vado adesso, non è più escursionisti esperti con attrezzatura, infatti io non ho attrezzatura, ed è 1 ora e 50, super di lì, quella lì è la bocchetta. Quindi ora si riprende a salire, sento dei campanacci, mi sa che sarò in buona compagnia di qualche capra. Eccole lassù. Devo dire che mi sta mettendo alla prova, un po' stanchino, però ci sono, non manca molto. Ok, bocchetta raggiunta, e come ogni bocchetta o forcella c'è sempre su un po' d'arietta, quindi mi sono spostato visto che sono abbastanza sudato, e adesso finalmente vedo davanti a me il Monte Combolo. Adesso ve lo faccio vedere, e anche la Val Fontana. Pizzcombul è proprio quello lì, e invece questo che vedete qua davanti è uno dei versanti della Val Fontana. Manca ancora credo un'oretta tra tutto, anzi proviamo a monitorare il tempo. Fin qui 2 ore e mezza, 900 metri di dislivello, quindi secondo me anche un po' più di 1200 farò oggi. Un'altra cosa che volevo dirvi è che se non l'aveste ancora fatto, se volete potete iscrivervi al canale, perché questo è forse il modo migliore che potete fare per supportare questo lavoro che faccio, per far crescere il canale e far arrivare i video a molte più persone. Ho già fatto questo pezzettino qua. Il sentiero comunque è tracciato qua adesso in questa pietraia, si nota un po' di meno, però credo che abbiano rifatto le bandierine segnaletiche recentemente, perché sono di un rosso e un bianco ben accesi, quindi si vedono bene. Tipo lì ce n'è una, l'altra è su lì, ne vedo altre 2 o 3 che vanno su di là. Di nuovo alla bocchetta ho visto indicazioni per la cima con la sigla escursionisti esperti con attrezzatura. Sinceramente non me lo spiego, perché fino adesso non ce n'è stato bisogno. Da qui in avanti vedo che ci sono un po' di catene, ma comunque si riesce a passare su comunque a guardare da qua. Molto breve comunque con catene, finito quello si spunta di nuovo su questa ganda e si vede la cima. Mi sa che non sarò solo, perché vedo un paio di persone sulla cima. In realtà le altre 2 persone le ho viste scendere, sono arrivato da qua e adesso continuo. Mi sa che no, sarà tutto per me. Direi il panorama che inizia a farsi particolarmente interessante. Non vedo l'ora di arrivare su in cima, cambiarmi e farvi vedere meglio con la fotocamera un po' le cime e le vallate che ci circondano. Ancora qualche minuto e ci sono.
Eccomi. Cima Piz Combul. Temperatura, clima ottimo, davvero si sta molto bene, però ho sudato un po' a venire in su, quindi mi sono cambiato. Adesso mi faccio il mio solito panino col formaggio e poi appunto vi racconto un po' quello che si vede da qua. Allora, iniziamo col dire che questi giorni in Valtellina c'è una visibilità un po' limitata. Come vedete si fa fatica quasi a vedere le orobie. Comunque quella che sto inquadrando è, diciamo, la bassa Valtellina. Lì sotto dovrebbe vedersi il Monte Brione, quello di cui vi parlavo quando salivo, credo sia quello lì, ma non ci giurerei. Comunque tutta la catena delle orobie di lì, e poi comunque si vede la bocchetta da dove sono arrivato io, tutto il percorso che ho fatto. E il lago dei Matti, eccolo giù lì. Quella che si vede più lontano del lago, invece, là dentro, è la Valposchiavo, invece. E continuando a girare, invece adesso vi faccio vedere la Valfontana. Quindi in fondo alla Valfontana c'è l'Alpe Campiascio, che è da dove si parte, da dove si lascia la macchina, per raggiungere il Pizzo Scalino. Si sale lì da qualche parte, e adesso non con poca difficoltà cerco di inquadrare, eccola, forse l'ho presa, la Cederna Maffina, che è quel bivacco per il quale si passa per poi raggiungere lui, l'inconfondibile Pizzo Scalino. Sempre più sullo sfondo, guardate che bello spettacolo, il ghiacciaio. Tra mangiare, far volare il drone, fare le foto, eccetera, è passata un'ora, ma io mi chiedo come si possa non star su così tanto tempo quando ci sono delle condizioni simili e una cima tutta per sé. Quindi comunque adesso è arrivato il momento di scendere. Non vi ho ancora dato dei dettagli, non ho ancora fatto il mio solito commento tecnico sulla salita. Lo farò strada facendo, scendendo. Farò la stessa strada che ho fatto a salire, quindi adesso rimetto tutto nello zaino, inizio a scendere quantomeno alla bocchetta o al monumento degli Alpini e poi vi dirò qualcosa in più anche sul tempo impiegato, dislivello, eccetera. Tengo a portata di mano anche la fotocamera perché sì, ho visto qualcosina a salire come animali selvatici, ma magari, chi lo sa, al ritorno potrei essere ancora più fortunato. Io ci spero. Ci vediamo tra pochissimo, che adesso mi avvio in giù. Eccomi tornato al monumento degli Alpini, quindi a quota 2300 metri. Come promesso, adesso vi lascio qualche dettaglio utile dell'escursione. Allora, in totale, una volta arrivato in cima, il mio orologio con GPS mi segnava 1250 circa metri di dislivello fatti. Quindi dai, pensavo di più a un certo punto, ma in realtà 1200, direi che ci siamo. Lo sviluppo comunque rimane abbastanza lungo perché si parla di 7 km e mezzo circa. Il tempo che ho impiegato io è stato di 3 ore e 10, che sì, ho un buon allenamento, però oggi comunque sono andato con calma. Sono stato anche parecchio a guardarmi in giro, a fare foto e video. Comunque 4 ore e 40, come dicono i cartelli, secondo me è un po' troppo sovrastimato. Diciamo che secondo me 3 ore e mezza, 4 per uno mediamente allenato potrebbero andare bene. Questa che vedete è la cartina del giro nella sua interezza, quindi avete tutti i dettagli definitivi. A me ora non mi rimane che ripercorrere i miei passi fino alla macchina. Questo che vedete è il mio tag Instagram, se volete andate a seguirmi anche lì, così non vi perdete nessun aggiornamento. Io vi aspetto come sempre sul mio canale YouTube ogni mercoledì con un nuovo video. Scrivetemi nei commenti se vi va di vedere qualcosa in particolare, se avete una cima da consigliarmi, un giro, un'esperienza, che fa sempre comodo avere nuovi spunti. E se tra pochi istanti vedete la sigla di chiusura, è perché non sono stato fortunato, non ho visto nessun altro animale, altrimenti vi lascio qui le possibili clip che potrei aver fatto. Ciao, alla prossima!
non so se vale come animale selvatico. Comunque in questo punto del video faccio intervenire Benny, anche se oggi non è qui con me, così almeno ci dice che specie è. Ti sei imbattuto in un bellissimo esemplare giovane di orbettino, che è un animale che un po' inganna perché può sembrare un serpente a prima vista, ma in realtà non lo è. Infatti è un sauro, ovvero non è un serpente ma una lucertola che puoi trarre in inganno perché è senza zampe. Tra le particolarità di questo bellissimo animale che avrei tanto voluto incontrare io è che perde la coda come le lucertole in caso di attacco e minaccia, e la seconda particolarità che si vede in un secondino del video è che chiude la palpebra. I serpenti non hanno palpebre mobili, non hanno palpebre che si chiudono, invece i sauri sì.